Sono stati polverizzati in poco più di due ore i primi 3.000 biglietti messi a disposizione della tifoseria irpina per Avellino Lanusei, spareggio per la promozione in Serie C che si giocherà domenica alle 15 allo stadio Centro d'Italia, Manlio Scopigno di Rieti. La LND ha infatti disposto l'anticipo di un'ora del calcio d'inizio rispetto a quanto inizialmente comunicato su richiesta del club sardo per motivi legati al volo di ritorno. In città, preso d'assalto lo store ufficiale in via Cannaviello, uno dei punti vendita del circuito Go Chu, con i tifosi muniti di numero per procedere all'emissione dei tagliandi e in coda già dalla mattina, nonostante la prevendita sia scattata solo poco prima delle 17. Sono qua dalle 2:30. Sto aspettando che arriva l'ok definitivo alle 5 e facciamo il biglietto. Speriamo di farlo oggi e di non venire domani. Quando il lupo chiama non si può dire di no. Sono qua già da 3 ore a fare la fila. Però non si può arrivare a giovedì sera. 10 euro il costo dei titoli d'ingresso dopo le indiscrezioni allarmanti circa la possibilità di un prezzo superiore ai 20 euro. Soddisfatti i tifosi irpini. Il costo è relativo, per chi è tifoso non ci pensa, 10 in più e 10 in meno. Il prezzo è onesto. Hanno messo 9 euro più 1 euro alla prevendita, quindi penso che 10 euro è onestissimo. Il prezzo sembra accessibile. E allora si va con carica, entusiasmo e ottimismo, in attesa che nelle prossime ore venga messa in vendita la seconda tranche di biglietti con la possibilità, in caso di richiesta, di arrivare fino a quota 5.300. L'attesa aumenta soltanto il desiderio, siamo tutti carichi e pronti per questa trasferta. Sarà una bella carovana perché a quando si vede insomma siamo tantissimi a supporto della nostra squadra e vinceremo. A prescindere dalla prevendita dei biglietti, dopo quello che abbiamo subito lo scorso anno, vedere tutti i fratelli lupi che ci circondano è già il massimo. Dobbiamo sicuramente spingere questi ragazzi perché la vittoria è fondamentale, chiaramente.